bene, andiamo avanti. Questo signore è? È il signor Bevilacqua Giuseppe. Bevilacqua Giuseppe, si accomodi, signor Bevilacqua. Vuol dare le sue generalità, per cortesia? Scusi, non si sente bene. Non ti ho sentito, scusi. Vuol dare le sue generalità? Mi chiamo Bevilacqua Giuseppe, sono un americano, sono un funzionario per un governo straniero e lavoro in Italia. Ah, ok. Italo-americano, immagino, di origine. Grazie. Bene. Senta, dove è nato? Io, New Jersey, che è in Stati Uniti. 1935, 20 di dicembre. New Jersey. Sì. New Jersey, Stati Uniti, 1935, poi? 20 di dicembre. 20 di dicembre. Ripresa televisiva, consente la ripresa televisiva? No. No. E allora, signori, per favore, ecco, benissimo, basta abbassare. Senta, vuole leggere per cortesia? Sono dimenticato di dire, dove risiede, dove abita attualmente? Io lavoro a Roma. Lei lavora a Roma. Sì, perché letto qui. Bisogna leggere ad alta voce, scusi, mi ero dimenticato. Consapevole della responsabilità morale in giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Signor Bevilacqua, vuole rispondere per cortesia alle domande del pubblico ministero e poi a quelle le faranno gli avvocati? Grazie. Sì. Grazie. Signor Bevilacqua, lei ha detto lavora a Roma, può specificare la sua professione attuale, dove lavora? Sì, io a tempo di questo... No, attualmente. Ora? Sì. Lavoro per l'ambasciata americana a Roma. Dove? Al cimitero di Anzio. Di Anzio. E nel 1985 dove lavorava? Al cimitero americano di Firenze. La località, come si chiama? La località c'è mezzo in Brunetta e mezzo in San Casciano. Il cimitero dei Falciani, detto sì. Dei Falciani. Lei ricorda, era a Firenze o comunque, quando avvenne l'omicidio del 1985 del settembre in località Scopeti, lo ricorda questo episodio? Sì, sì. La zona dove, il punto, scusi, dove avvenne l'omicidio, lei successivamente l'ha vista, le è stata indicata? Sì. Ce l'ha presente? Sì. La conosceva già quel punto? Sì, passava spesso. Nei giorni precedenti all'omicidio, che è stato scoperto il lunedì 10 di settembre dell'85, nei giorni precedenti lei era passato da quella zona? Due o tre giorni prima dell'omicidio e della tragedia, io andavo a San Casciano, facevo la ponte di Scopetti, andavo su, alla seconda curva e visto la coppia francese, che c'era la ragazza appoggiata a un albero in costume da bagno, prendeva il sole e l'uomo o il suo ragazzo stava appoggiato in un sacco a pelo a terra. Lei ricorda quanti giorni prima della domenica? Preciso non ti può dire, ma sembra due o tre giorni. Due o tre giorni. E lei ha detto anche che ha poi saputo qual è la zona dove i ragazzi furono trovati morti. Sì. Questa dove li ha visti lei questa prima volta non è quella? No, c'è 500-600 metri più avanti, più se, alta la salita. Se io le mostro una foto che è stata scattata grazie alla sua indicazione, lei vuol vedere se è questa la zona dove vide quella prima volta la ragazza in costume da bagno? Sì, va bene. Può vedere la foto? Si può girare. È alle sue spalle. Leggiamo la didascalia, è una foto in atti.
in cui si dice via degli Scopeti, primo posto, noi abbiamo, la polizia ha scritto, sì, dove la coppia francese avrebbe montato la tenda per la prima volta. Sì. Il luogo è una foto che è stata fatta su sua indicazione, dista 500 metri dal luogo dove è avvenuto il duplice omicidio. Riferimento, va bene. Ecco, vuol vedere se è questo il punto, vediamo se la vediamo un po' meglio, dove era la tenda, dove era la ragazza perlomeno. La ragazza, come hai visto, io avevo appoggiato l'albero più grande e prendeva sole. C'era verso le 9:30 del mattino. Erano le 9:30. Tende, vide anche la tenda dove era? La macchina? La tenda c'era, sembrava avanti un po', e la macchina stava dietro, che sembrava un verde Peugeot o un Volkswagen Golf. Una Golf? Un Peugeot o un Golf? È vecchio, sembrava una macchina vecchia. Sì, sì. E lei vide la ragazza in quell'occasione? Sì. E la notò questa ragazza? L'ho notata perché era una ragazza molto carina, aveva i capelli neri corti, aveva un costume da bagno, bikini nero. Il ragazzo non lo vide? No, lui non l'ho visto solo una testa che aveva appoggiato un sacco a pelo. Nella tenda? Dentro la tenda? Sì. Era tutto nella zona indicata fra quei due alberi, praticamente? Sì. Più o meno vicino all'albero a destra. Ecco, grazie. Vogliamo spengere. Che numero è questa foto? È la foto, chiedo scusa, numero 2. Ecco, questo quindi è il primo luogo in cui lei vede questi ragazzi francesi, 2 o 3 giorni prima, sì, del momento in cui furono rinvenuti i cadaveri, e siamo alle 9:30 di mattina. Poi li ha visti ancora? Sì, l'ho visto un po' più avanti, il secondo luogo, che era più alto sulla strada, più vicino a San Andrea, che c'era più o meno la cresta della salita, c'era forse 2 giorni dopo. Forse 2 giorni dopo, quindi siamo, se prima era 2 o 3 giorni, la prima volta sul giovedì, la seconda volta sul sabato, una cosa... È possibile, giorno preciso non ricordo. No. Vogliamo mostrare la seconda foto, se è questa la seconda volta dove ha visto i ragazzi. Vogliamo leggere la didascalia? Via degli Scopeti, punto 3, di cui allo schizzo planimetrico che il test ha fatto e che poi mostrerò alla corte. Secondo posto scelto dalla coppia, secondo quando... per la tenda, la freccia indica la posizione. Vogliamo vedere? È questo il secondo, sì, posto, che è poi secondo... è quello dove furono rinvenuti i cadaveri. Sì, sì. Ecco, lei cosa vide quella mattina, la seconda volta? No, la seconda volta mi è rimasto un po' perplesso, perché guardando loro, passando con la strada, tu vedevo, erano troppo scoperto. Si vedeva troppo della strada, una macchina che passava di notte, tu potevi vedere che loro non potevano dormire o qualcosa. Ecco, lei rimase impresso che si erano accampati in un posto così scoperto. Sì. E lei cosa vide questa seconda volta e cos'era, mattina di nuovo? Sì, c'erano le cose di notte, tutto non ricordo perché è un po' di anni fa, ma ricordo quello, ricordo la tenda e anche la macchina che stava dietro la tenda. Persone ne vide, la ragazza e il ragazzo li vide? C'era, l'ho visto tutti e due quel giorno. Erano gli stessi? Gli stessi, sì. Sicuramente per lei era sì, la stessa auto e gli stessi ragazzi. Sì. Questa seconda volta vide qualche altra cosa? No, questo non ricordo, no. Lo so che non ricordo se c'era la mattina, prima o dopo, che io passavo la strada, andavo a San Andrea per andare, cioè, a chiesa. Sant'Andrea in direzione nord rispetto? Nord, andavo rispetto. Nord, passavo a San Andrea, arrivato all'incrocio dopo San Andrea, andato a destra per andare a Chiesa Nuova. Sì. 200-300 metri dell'incrocio, c'è un campo aperto, e mi fermate perché mi è rimasto sorpreso. Che ho visto uno con una divisa, sembrava una divisa marroni, tipo forestale o un ananas.
Io lavorando là da anni conoscevo quasi tutti e mi rimasto perché non conoscevo questa persona. E mi fermavo accanto alla strada con mia macchina e lo guardavo questa persona che aveva più o meno la decina di metri da me. Questa persona, dopo che penso che rese conto che io lo guardavo, si è sceso e è andato via di quella zona là, è rientrato più o meno in campo verso il bosco, che è indietro di San Andrea. Cioè, mostriamo un attimo al test la foto relativa al punto dove avrebbe visto questa persona secondo le indicazioni fornite alla polizia giudiziaria. Leggiamo la didascalia cortesemente, insieme di via di Faltignano. Io prego la Corte di tenere bene a mente da ora questa via Faltignano, perché sarà oggetto di numerose testimonianze. È la foto numero 9 questa? Sì. Insieme di via Faltignano, la freccia A indica, secondo quello che ha raccontato il testo, il luogo ove fu visto... Qui diciamo no, qui chiedo scusa, no, non va letto così perché è letto. Fu visto l'uomo. Allora togliamo la didascalia per cortesia. No, la didascalia soltanto. Vediamo la foto senza Guardiamo didascalia. Vediamo solo la foto. No, ah, perfetto. Sì, come non detto, e non ricordavo che nella didascalia c'è scritto. Ecco, nel punto A c'era l'uomo? Sì. No, lei sì. Domanda chi c'era al punto A. E siccome questo via, punto l'ho già letto purtroppo, so. Quindi. Nel punto... c'era un uomo, ecco. Che sembrava in divisa da foresta. Bene. O qualcosa del genere. Il punto B è la direzione in cui quest'uomo andò? Sì. Ecco, lei ha detto, ma forse ho capito male, che lei sa verso che direzione va questa strada? Questo lei lo sa o no? Glielo domandi, perché se lei mi dice quel punto B è la... domandiamoglielo avanti. Lei se sa dice o no? Il punto B è la direzione dove andava l'uomo, gli ha già dato la risposta. Ma lì c'è la freccia. Vabbè, c'è ma il punto B che cos'è? Ma signori miei, forza. Lo dica lei, signor Bevilacqua. Posso rispondere? Certo. Tu scendi quella strada abbastanza, 400-500 metri, ti portavo in direzione dove aveva lì la tenda di francese. Oh, ha visto? Lei lo sa perché conosce quella strada? Io ho passato quel bosco migliaia di volte. Ecco, era più semplice di quel che pensassi. Senta una cosa. Lei questo uomo che ha descritto con questa casacca e ce l'ha descritto come persona che una volta guardata da lei si allontanò, così ci ha detto. Sì. Ce lo sa descrivere meglio perché ha un ricordo o... non ce lo sa no, descrivere. No, quello che mi toccava è che pensavo che conoscevo tutti gli operai dell'ANAS e forestali perché noi lavoravamo molto insieme. Invece questo lo fermava perché era una persona che non conoscevo. Con quella divisa le sembrava strano? O se perché divisa la divisa era. Sembrava o forestali o dell'ANAS. E quella è l'unica ragione che ho fermato. Ecco, lei ricorda le... caratteristiche somatiche di questa persona o no? No, le cose che mi toccate che l'ho visto, stavo a 10-15 metri, non so preciso, c'era il profilo del naso e i capelli sopra. Era magro, era grosso? No, era una persona più o meno robusto. Lei poi questa persona, le sono state mostrate delle foto di persone? Sì. Lei nelle foto che le sono state mostrate dalla polizia ha creduto di riconoscere qualcuno? Sì. Le è stata mostrata una foto in cui nella persona che riconosceva le è stato detto chi era? No, io non sapevo chi era. Lei non no, sapeva? No. Lei ha riconosciuto una foto e non sapeva chi era? Foto solo. Oggi lei in quest'aula vede qualcuno che sia pure con le sembianze di oggi assomiglia a quella sì, persona? Sì. E chi è? Il signore là accanto all'avvocato. Come mai lei crede di riconoscere? Chiamo Arno e il Pacciani, Sì, accanto all'avvocato. O è l'avvocato Fioravanti? No. Agli avvocati, in mezzo agli avvocati. All'avvocato. In mezzo agli avvocati.
E ci vuole spiegare come mai lo riconosce come questa persona? Quali sono le caratteristiche somatiche che gli assomigliano? C'è un naso, i capelli, dove c'è la faccenda sopra. L'attaccatura? E la stazzatura di qui davanti, sì. Come lei, per esempio. Ho capito, sì. Il busto, insomma. Sì. Non ho altre domande, grazie. Avvocato Colao, prego. Prego, lei ha fatto una descrizione molto accurata. Silenzio, signori, per favore. Si ricorda se la persona che lei ha visto prima che si voltasse poi e l'ha osservata meglio di profilo aveva un cappello anche? No, non teneva il cappello. E vedendola, si trovava davanti a una persona abituata a stare all'aria aperta o no? Stavo in mezzo alla strada e dopo passato in campo. No, dico, il soggetto che lei vide era una persona che viveva all'aria aperta per colorito di viso? Sì, sì. Era colorito, insomma. Sì, faccio un po' rosso. Grazie, non ho altre domande. Sono altre domande, signori avvocati di parte civile? Nessuna. Prego, avvocato Bevacqua. Senta, da quanti anni lei è in Italia? 26 anni. Oh, quindi anche nel 68 c'era in Italia? Sì. Bene. Senta, e dove stava in Italia nel 78? Ah. Cimitero americano. 78? Non lo so, io ho detto 68, l'ho buttato lì. Allora, lei sarebbe... Quanti anni è che è in Italia lei? Io quando è arrivato prima è 1964. 64. 6? 6? 6, 4, ma io è andato via di Italia per lavoro, 3 o 4 lavori. Oh, beh. 64 lei è stato in Italia. Sì. E in Toscana quante volte c'è stato? Beh, in tutto forse 22, 23 anni. Bene, grazie. Ed si è sempre occupato di bar, di morti, di cimiteri? No. Che cosa? Lavoravo della polizia criminale prima. Ah, polizia criminale. Quindi aveva anche delle pistole lei? Scusi? Aveva anche le pistole? No. Ma la polizia criminale non ha pistole? Sulle mani. Solo le mani. Benissimo. Senta, oh, lei ha detto qualcosa di diverso quando fu interrogato. Io glielo leggo e glielo contesto. Bene? Sì, lei dimmi. Ho proseguito, sono giunto allo stop con via di Faltignano ed ho girato a destra in direzione di Chiesa Nuova. Mm-hmm. Percorsi alcune centinaia di metri, poi vedremo com'è, ove esiste una curva a sinistra e delle abitazioni sulla destra, da una stradina sterrata che si mette sulla strada che percorrevo sempre da destra, ho visto una persona che veniva a piedi verso la mia direzione. Mm-hmm. Poteva avere sui 50 anni, di corporatura robusta, con incipiente calvizie. Sa cos'è la calvizie? Mm-hmm. Ecco, capelli pettinati all'indietro, di colorito abbronzato sul rosso, come di persona abituata a stare all'aria, che indossava un paio di pantaloni ed una camicia, entrambi di color verde forestale. Mm-hmm. Questo mi pare che è così. Sì. Quello che mi è colpito di più è stato appunto l'abbigliamento che ho ricollegato ad una guardia forestale o ad un dipendente ANAS. Mm-hmm. Va bene? Lei pensava che fosse o l'uno o l'altro. Questi, sentendosi osservato, ha fatto un repentino dietro fronte, sparendo subito dopo. Questo lei l'avrebbe visto nel 1985. Lei fa riferimento alla persona che vidi allora, cioè la bellezza di 10 anni fa, con incipiente calvizia, capelli pettinati all'indietro, mm-hmm, vestito verde. Poi dice: posso si dà atto che al test viene mostrata la foto del Pacciani Pietro, va bene? Mm-hmm. Le mostrano la foto, ma nessuno mi dice il nome del Pacciani. E qua lei lo firma, sì, però dopo che qua sono, è scritto, dopo che sono demonstrate 2 o 3 foto insieme. Lei ha fatto il servizio criminale, quindi è contiguo al servizio criminale anche italiano, va bene? Vi capite benissimo, no? Vi capite? Voi. Sì, ma sembra che tu stai cambiando quello che io ho detto. E qua c'è scritto così. Sta dicendo che lei sta cambiando quello che ha detto. No. Sta dicendo sono in grado di sapervi indicare i luoghi esatti di quanto tanto la produco. Quindi.
Sì, ma tu parlavi del foto del Pacciani. Si dà atto che al test viene mostrata la foto del Pacciani Pietro, va bene? Questo no, mi state presentando tre o quattro foto. E allora lei dice dopo, posso dire che la persona da me vista nel viottolo, che ho precedentemente descritto, aveva una certa somiglianza con la persona della foto. La fronte ed il naso mi ricordano qualcosa, ma dato il tempo trascorso e la repentinità con cui l'uomo si è girato, non mi consente di essere più preciso. Ricorda di aver detto sì. Questo lei? Sì. Benissimo. Allora io gliel'ho contestato, quindi lo produco. Poi lei fa un lungo giro con la polizia, se lo ricorda? Sì. Con la macchina. Non era tanto lungo, era solo sul logo. Non lo dico quanto è lungo. Risalito in macchina, viene percorsa via degli Scopeti fino allo stop con via di Faltignano. Si imbocca quest'ultima voltando a destra. Si percorrono alcune centinaia di metri, 600 metri, 600, sai quanto sono 600 metri? E sulla destra di detta via si notano delle abitazioni, eccetera. Il bevilacqua, indicando la strada sterrata prima dell'abitazione e che la fiancheggia dalla parte retrostante, dice: questo è il punto in cui ho visto venire verso la mia direzione l'uomo a piedi, cioè 600 metri distanti da quel luogo dove stavano queste ragazze. Certo, centinaia di metri, non teneva un metro, avvocato. No, ma avevano il contachilometro, avevano il contachilometro. No, ma ognuno più o meno giudica con i suoi occhi. Comunque, i signori verbalizzanti, suoi amici italiani che fanno polizia criminale con lei a bordo. Non conosce nessuno dei criminali di no, qui? No, i suoi amici, nel senso amici, perché siamo tutti a amore, amicizia. Basta con le considerazioni. Vabbè, i suoi amici criminali hanno detto, scusi, Ma l'avvocato, guarda, ti giuro, io non conosco nessuno. Ma lo so, ma io non ho detto mai nulla che conosce qualcuno di questi. No, ma tu stai mettendo... Va bene. Io mi chiamo Bevacqua, come lei si chiama Bevilacqua, abbiamo tutta la stessa matrice, non ci ubriachiamo mai, o quasi, geneticamente noi siamo, capito? Bene, facciamo la domanda. Allora, guarda, lei ha detto che ha visto questa sì. persona... E ha indicato questa persona qua, sì. il luogo in cui lei l'avrebbe visto, sì. e dopo aver percorso diverse decine o centinaia di metri con la macchina sì. delle persone. Questo sì. la conferma? E ne fermate con la macchina, guardalo. Grazie, io produco la documentazione per le contestazioni. Non ho capito qual è il succo della contestazione, forse sono... Sulle fotografie. Ah, benissimo, perfetto. L'ha conosciuto perfetto. A malapena, una perfetto. Certa somiglianza, perfetto. La fronte e il naso perfetto. Gli ricordano qualcosa. Perfetto. Vi sono altre domande? Sì, una ultima. Signor Bevilacqua. Un attimo che vedo l'avvocato più avanti, voleva fare una domanda. Sì. Prego, avvocato. Prima di tutto, Presidente, vorrei rivedere tutte le foto dalla prima all'ultima, cioè dalla numero 2. Perché è molto importante sapere di che epoca sono quelle foto, perché quelle sono foto diverse da quelle dell'epoca in cui l'ha vista lui. Dunque, poi volevo sapere dal signor Bevilacqua, sì? Sì. Mi scusi. Volevo sapere se lei, pratico di cimiteri, ha visto quali sono le divise del cimitero di San Casciano, degli addetti al cimitero di San Casciano, che è vicino a Chiesa Nuova. Scusa, mi dici una volta la domanda? Lei è pratico dell'ambiente cimiteriale. Sì. Mi potrebbe dire, era vicino a San Casciano, di che colore e di che tipo Problemi. Sono le divise degli addetti al cimitero di San Casciano? Avvocato, prima cosa, il foto non è in colore, e i fogli in cose verdi. No, non ci siamo capiti. Lei mi ha parlato che quell'uomo era in divisa, in una specie di divisa, o ANAS o guardiaboschi, una divisa verde, scuro. Le divise degli addetti al cimitero di San Casciano, perché ogni cimitero ha divise diverse. No, ma cosa vuoi sapere del cimitero? Voglio sapere se lei ha visto mai un becchino, uno addetto al cimitero.
quello sì. Ecco, quelli di San Gasciano li ha mai visti lei? No. No. Allora, ritorniamo alle foto. Sono vestiti di verde. Avvocato, sono vestiti di verde. Perché? E sono vestiti di verde. Sono vestiti di verde realmente. Ci mancherebbe. Ma il cimitero a che distanza? Ci mancherebbe. Io li ho visti. Avvocato, a che distanza è il cimitero? È vicino. È nel bivio tra Chiesa Nuova e San Casciano. Dunque, questa foto, sì, lei come la vede oggi, sì, era identica alla situazione dei luoghi di allora? Sì. Quello non lo so, perché non l'ho visto oggi, avvocato. Ma lei li ha viste allora, i luoghi? Sì. Ecco, era identica a questo? Ma forse questo è un po' più cresciuto di quell'epoca. È un po' più verde, più natura, perché a settembre c'è meno piante che tu vedi. Ecco, o meno verde di allora. Perché questo è bianco e nero, te non puoi vedere che colore è. Sì, no, ma a parte il verde, il bianco e il nero, ma ci sono più piante, più siepe o meno siepe di allora? No, sembra passata sopra parecchio ora. Ecco, lei ha visto questo luogo passando dalla strada, sì, venendo dal ponte, sì, all'inizio degli, sì, Scopeti, in su, no? Sì. Verso Sant'Andrea, sì, in Percussina. Ecco, quando è passato lì, lei, la strada è sotto, no? Non è sopra. Ci fa un po' di salita e ne va molto secco. Ecco, ma lei è sceso dalla macchina? Sì. Ma io ho passato là da piedi tante migliaia di volte. Sì, no, ma a me non mi interessano le migliaia, a me mi interessano quei tre o quel quattro giorni prima dell'omicidio. L'ho passato in macchina. In macchina? Sì. E lei in macchina si è fermato su quel luogo? No, ma voleva fermarsi. Ecco, lei ha visto una ragazza in bikini? Sì, io volevo fermare per sempre le ragioni, per dire che era una zona pericolosa, c'era problemi di omicidio. Invece non lo fate, che forse è sbagliato. Problemi di omicidio ci sono, sì, c'erano, eh? Sì. E quanti omicidi ci sono stati nella zona? Non lo so, perché lei non l'ho seguito. Ah, non ha seguito? No. Ma ecco, lo sapevo, volevo... dei problemi, perché c'erano cartelli tutto lungo la strada che diceva zone di mostro e cose di quel genere. C'erano tanti cartelli. Senta, signor De Vilacqua, io volevo sapere una cosa. Lei è passato in macchina e non si è fermato? No. La strada quanto è più bassa? La strada è un metro e mezzo più alto della strada d'asfalto che va da Scopetti a San Andrea. Ecco, un metro e mezzo. Più o meno, alla salita, ecco, dove stava la tenda. Ecco, e la piazzola alla, sì, quale lei si riferisce, dov'è, sì, quell'albero bianco più chiaro? Sì. La piazzola era libera nella visuale, cioè lei la vedeva dalla strada un metro e mezzo più bassa? Sì, perché, a sedere sulla perché macchina? Perché dopo si comincia a scendere. No, comincia a cresta così. La strada va in salita. Sì, dopo va scende. In salita, e la conosco benissimo. Ecco, quindi lei dentro la macchina a sedere, sì, su una strada un metro e mezzo più basso di quella, no, piazzola. Loro stavano un metro e mezzo più alto della strada. So, un metro e mezzo più alto, sì. Ma che cosa c'era tra le piante che stavano sulla, c'era, strada? C'era un po' di pini, un po' di piante. C'era una siepe per caso? Quello si non ricordo, può essere, ma non ricordo. Ecco, oggi non c'è. No, non credo, allora, che c'era neanche quella. Ma siccome il pubblico ministero ha le foto di allora, del giorno dell'omicidio, del giorno dopo, si può controllare. Lei dalla strada poteva o non poteva vedere quella piazzola? Si vedeva dietro la macchina e la tenda. Ecco, chi l'ha interrogata a lei? Non lo so neanche i nomi, non ricordo. No, ma i nomi non mi interessano. Uno di Firenze. La polizia, i carabinieri, uno, due, dieci. Credo la polizia. Avvocato, la polizia. Avvocato. No, io volevo sapere. Volevo sapere. Ecco, la persona che lei ha visto e che a lei sembrava, perché lei non si è fermato prima a guardare, no, la donna in bikini. Si è fermata a guardare la donna, la ragazza in bikini? No. Non si è fermata. No. E ha visto anche il colore del bikini? Sì. Ah, benissimo. Che tu c'ho pelo bianco, un bikini nero è molto evidente. Un bikini nero. Si vede bene da all'occhio, sì.
Anche io sono umani come voi. Il nero è uno dei colori che si vede meglio. Ed era una bella ragazza, ha detto sì, lei. Sì, molto carina. Molto carina. E quella di vista. Era di... la prima volta che la vedeva lei? No, i giorni prima l'ho vista la prima posizione. I giorni prima l'ha vista? Nella perché prima loro prima. Stavano più basso della salita prima. Ah, ora erano più alti, l'ha vista meglio. Sì. Oh, senta una cosa, lei ha detto alla polizia che altezza aveva quest'uomo che a lei sembrava uno dell'ANAS o della forestale? Siete più o meno alto come me. E lei quanto è alto? In americano 5.7, in italiano non lo so. Ma da un metro e mezzo in su, diciamo un metro e mezzo più 20 forse centimetri metro, più 30. Forse sono un metro 82, 83, non lo so. Un metro, quindi alto come lei. Sì. Un metro e 82, la ringrazio. Mi ero dimenticato una cosa, che macchina ha lei? Io a quell'epoca tenevo una Lancia. La Lancia, di prima? Prima della Lancia? Sì. E tenevo una 131. 131. Quindi lei ha sempre avuto una macchina per... Sì, anche per il mio lavoro, ci sono macchine di lavoro anche. Senta, questa persona che lei ha visto, le hanno... Non aveva, a parte la calvizie, aveva baffi, barba? No. Era non... Ecco, le posso domandare se le hanno mostrate due fotografie? Se sono queste le fotografie che sono allegate a questo verbale suo? Vediamo di prendere le foto originali, avvocato. Dunque, allora, avvocato... Test si sieda, per favore. Sì, però, avvocato, se lei non parla al microfono, ce lo dica di là. Ce lo dica di là, poi magari lo facciamo, glielo mostriamo. Piuttosto, signor Bevilacqua, mi vuol dire, in misura americana, quanto è alto lei? 5 piedi e 7 pollici. 5-7. 5 piedi e 7 pollici. Sì. Sì, ma ricordi che io stavo 8-10 metri da lui, non mica tenevo un metro. Certamente. Non può essere preciso. Va bene. Benissimo. Sta attento ai pollici. Infatti non sembra 1,82. Lei non è alto 1,82. Va bene, non importa. Proseguiamo. È meglio. Ha detto quanto lui. E lui, dai nostri calcoli, ora vedremo meglio, dovrebbe essere alto sull'1,70. Se è 5 piedi e 7 pollici. O sì. Facciamo misurare pure lui domani dai. Vabbè, ci ha detto tanto che non. Facciamo la misura. Se la differenza è 15 centimetri o 12. No, presidente, io non ho domande, soltanto per io le contestazioni sì, produco quella. Benissimo, vi sono contestazioni sulla no, produzione? No, per carità. Signor Bevilacqua, io effettivamente non ho capito se lei poi ha fatto nella sua mente un passaggio ulteriore per riconoscere, come ci ha detto oggi, le sembianze della persona... La domanda, scusi, ecco, la domanda. Volevo capire se, dopo aver visto quelle foto... Lei ha visto il signor Pacciani da qualche parte e le è venuto in mente che potesse essere lui o da quelle foto non ha mai più visto? L'avvocato ha presentato il foto per far vedere che teneva i baffi. Sì. Io non guardavo le persone, non ero innamorato di lui. Certo. Solo che l'ho visto la divisa e mi rese conto di quello. No. Ma non mica guardato, non ho mica guardato per fare un'inchiesta. Certo, ma come mai oggi ci ha detto che assomiglia a Pacciani? Perché lo vede oggi o perché... Lo ha rivisto allora, poi nel telegiornale, chiedo scusa. L'ho visto oggi perché il telegiornale non guarda troppo perché io giro molto i miei lavori. Allora il signor Pacciani, quello che è in mezzo ai due avvocati, assomiglia alla persona che lei vide. Per le caratteristiche che lei ci ha detto. Sì. Bene, grazie. Mi scusi Presidente, questa è una domanda nuova e quindi io posso, credo di poter avere il diritto a farla. Ecco, ma scusi... Lei ha detto che addirittura un suo cognato, ora non c'ho gli atti sotto gli occhi, avrebbe mostrato a lei una fotografia... No, non è vero nulla. Sul giornale Il Messaggero. Non è vero nulla. Non è vero nulla, quindi lei ha detto cose diverse. No, tu l'hai detto, avvocato, io no. Ora glielo leggo,
un suo parente gli ha fatto vedere qualche fotografia? Ma chi lo mi fate vedere? Chi lo fate mai vedere questi foto? No, sul giornale, lei ha visto la foto del signor Baggiani? No. Ecco, come è arrivato lei a dire e a... Io a mio volontà è andato alla polizia perché nessuno mi è venuto a trovarmi al mio posto di lavoro. Neanche uno. Io stavo la mattina dopo e volevo parlare con un carabinieri. Ci vuole spiegare come mai e cosa fece? Scusi? Ce lo vuole spiegare questo che sta dicendo? Lei volontariamente voleva parlare con i carabinieri e cosa... Sì, perché... della sede che sono stati ammazzati i francesi. Io ho due cani da guardia. Io a quell'epoca abitavo più o meno 300 metri sotto il luogo dove sono stati ammazzati. I miei due cani, uno era campione di difesa d'Italia, volevano saltare la rete che è quasi 2,5 metri d'altezza, e io non lasciavo andare perché i cani con i rechi forse sentivi i francesi urlare. E io osservavo e metti i cani a catene perché tenevo paura perché si attaccavano a qualcuno. Dopo, quando io sentì la mattina sulla radio in tutto della faccenda, io volevo parlare con un poliziotto per spiegare che è possibile più o meno l'orario. E c'è andato dai carabinieri? Sì, sì. Senta, scusi, io forse qua leggo cose strane, però lei ha detto questo. L'ha detto lei, io non lo sapevo fino a che non l'ho letto. E lei ha detto questo. Per tale motivo, dal 74 al 89 sono stato direttore del cimitero militare USA dei Falciani. Per tale motivo ho avuto modo di ben conoscere la zona, eccetera, eccetera. In merito al duplice omicidio dei cittadini francesi, dopo che un mio cognato, vedete che mi ricordo del cognato, mio cognato mi ha portato in visione a Nettuno il quotidiano La Nazione, che riportava appunto articoli del fatto e la foto di una persona raffigurante certo Falciani Pietro, mi ricordo di questo. Può essere possibile, ma è una cosa che non resa, forse non resa conto, come lei ha fatto tante domande che c'erano altri di quelli che sapevo. L'origine del suo racconto alla polizia a questa matrice. C'è anche un po' di tempo fa, avvocato. Oh, quindi lei viene cosiddetto allertato, cioè viene spinto a dire alla polizia che lei aveva visto una persona dopo che un suo cognato, l'ha detto lei. Sì, ma lui mi fa vedere quello forse tanto tempo dopo. No, non ci siamo capiti. No. O non ci vogliamo capire? No, io non ti ho capito, avvocato, scusi. No, tu m'hai capito, ma tu non no, ci vogliamo davvero capire. Davvero non ti ho capito. Te lo dico io che tu m'hai capito. Suo cognato le ha portato, a lei, ha portato un documento a Nettuno. Nettuno sa dove è? Vicino al mare, l'ha detto lei, va bene? In visione a Nettuno. Nettuno sa dove è Nettuno? Sì, oh, sì. C'ha un cognato lei a Nettuno? No. Ce l'ha un cognato in Italia? Sì. Oh. Ha mai parlato con suo cognato di Baggiani? Veramente no, ma quando lui viene da Firenze mi porta i giornali. Oh, quindi suo cognato è fiorentino. Forse lui mi ha fatto vedere i giornali. Oh, ma no, l'ha detto lei, perché io non me lo invento, capisci? L'ho detto io là, l'ho detto. Eh? Io ho fermato quello e l'ho detto. Allora io produco questo documento da cui risulta la sua così. Ma è un giornale venduto a milioni, non è che lui l'ha portato apposta per me. Non è mica stata stampata per me. Io non vedo quelli che tu vuoi arrivare. No, io voglio arrivare soltanto ad una cosa. E tu lo dici, io l'ho letto. Che lei, anche se non ha visto, secondo lei, il Baggiani alla televisione, ha visto le foto del Baggiani che le sono state mostrate da suo cognato sì. In un no, giornale. No, state mostrate da quel signore là. Dopo. Per uno di quelli lì. Dopo. Che dopo, sì, ma anche mio cognato ha portato il giornale anche dopo, che lui viene a trovarmi una o due volte all'anno. Ma insomma, avete parlato di questo? Non lo ricordo. Ah, non lo ricordo. Okay. Questa cosa non la ricordo. Sì. Vabbè, io ho prodotto il documento, quindi mi pare che sia abbastanza importante. Grazie. Un'ultimissima domanda, se è consentito. Era quella che stavo facendo prima, poi ci siamo un po' interrotti. Se io non ho capito male, lei ha detto... Io al momento dell'omicidio abitavo abbastanza vicino al luogo sì, del fatto. Sì. Ha parlato anche di metri?
Tu fai un ligneo diretto dove sono stati ammazzati i francesi a 300 o 400 metri. Lei in che via abitava? Non abitavo in via, abitavo dietro il cimitero. Ah, ecco. Senta una cosa, e lei ha detto, là, se non ho sempre capito male, i miei cani quella notte volevano, sì, sentivano qualcosa. Sì. Lei però non li sciolse. No, perché i cani certe volte te ci trovano un animale, una lepre, qualcosa, il cinghiale ci saltano. Sentivano qualcosa. E lei ha detto, io poi andai dai carabinieri l'indomani. L'ho chiesto quando veniva uno a parlare con me. Ecco, e sono venuti? No, è andato io. È andato lei, i carabinieri di dove? Io ho chiesto il carabinieri di Nettuno per chiamare Firenze, dillo quelli lì di Firenze. E sono venuti dei carabinieri da lei? No, venuto io. È andato lei, si ricorda dove? A Borgogna di Santo. E parlò con dei carabinieri? Sì. Quanti giorni dopo il fatto? Non so se l'ho messo dentro il verbale, perché parlavo di prima sera, sì. E non ricorda se erano più di uno, era un ufficiale, era un sottufficiale? C'era due o tre. Due o tre. Lei conosce i gradi italiani? Sa? No, perché aveva vestiti civili. Ah, erano civili. Grazie, non ho altre domande. Queste domande che ha fatto il pubblico ministero, sì, ho quasi tutto. Senta, lei la sera sente questi cani che abbaiano. Lei era dentro o fuori il cimitero? Dentro. Dentro il cimitero. E la sera stessa se ne va a Nettuno? Scusi? La sera stessa se ne va a Nettuno lei? Non ti capito. Lei ha detto che poi ha chiamato i carabinieri di Nettuno. No, il carabinieri di Nettuno dopo che io andato via da Firenze in 89. Ah, quindi questa faccenda dei carabinieri di Nettuno è dopo, nell'89, sì, sì, quattro sì, anni dopo. Sì. Quattro anni dopo, lì per lì non ricordava questo. Ho parlato due o tre volte prima, ma non sono chiesto per fare un verbale scritto. Ecco, scusi, ma lei la giurisdizione territoriale, anche se voi avete la extraterritorialità perché è degli Stati Uniti, sì, d'America quel terreno, sì, lei se aveva bisogno di qualche cosa, sì, dove si rivolgeva? A quale stazione? I carabinieri più vicino. Quali erano? San Casciano. Lei non è andata? Sì, ho parlato con il maresciallo là. Quando ha parlato? C'era poco dopo la faccenda. Però non ha messo a verbale nulla il maresciallo. Non credo. No, basta, grazie. Quindi a Nettuno ci è andato nell'89. Sì. Ecco, scusa. E nell'89 va a Nettuno, va bene? Sì. Ecco, e cosa dice ai carabinieri di Nettuno? Perché dice qualcosa ai carabinieri di Nettuno? Che cosa io, dice? Perché la faccenda veniva fuori dei francesi, gli ho detto, guarda, nessuno mi mai... Che faccenda veniva fuori? La faccenda dell'omicidio dei francesi, gli ho detto, forse possa essere, ecco, utili, ma quelli che sapevi certo, io. Certo, ma venendo fuori questo omicidio dei francesi, veniva fuori anche il nome di qualche indagato, di qualcuno che... Su cui no, si... no. Anche no. Io ho parlato con i carabinieri due o tre volte, loro hanno detto che mi chiamavano a me. Invece io ho insistito per dire il mio. E lei, scusi, ai carabinieri di Nettuno, sì, cosa doveva dire esattamente? Io ho detto, c'era certi particolari, la faccenda dei francesi che pensa era importante. E quali sarebbero questi particolari? Scusi? Quali erano questi particolari che secondo quelli lei... Quelli che tu letto là. E anche... E anche dei cani? Sì. Anche dei cani. E poi non l'hanno più sentita? No. I carabinieri di Nettuno, chiamati quelli di Firenze, loro sono chiamati me. Oh, quindi questo succedeva nel 90, 91, 90, 92? No, ma penso 90 e 91. Benissimo, grazie. Presidente, avvocato Fioravanti vorrebbe fare qualche domanda. Siamo anche a forza signori, vediamo di essere però stringenti, perché state domandando le stesse cose da un quarto d'ora. No, io non domando le stesse cose, Presidente, allora, avanti, perché signor Bevilacqua, lei ha detto, quando ho sentito la radio la mattina dopo... Sì, preciso non ricordo, ma l'ho sentito. La radio la mattina la radio dopo. Poteva essere giornali, ma in qualche modo l'ho visto la faccenda. Ma lei alla anche sera... la strada era chiusa per andare a San Casciano. Lei ha detto alla sera ho sentito i cani, li
li ho dovuti legare perché pensavo che aggredissero qualcuno. E la mattina dopo, queste testuali parole io l'ho segnate e poi saranno anche registrate, la mattina dopo ho sentito la radio, ecco qui. Normalmente la radio emette ogni mattina alle 6:30 per sentire il giornale. Ecco, e quella mattina... Perché io andavo a lavorare alle 6:30 la mattina, l'unica ragione. Dopo quando andavo a prendere il caffè, vedi che la strada per andare a Ponte Scoperti in da su era chiuso. Ecco, ma lei la mattina dopo aver sentito i cani alla sera... No, ho sentito i cani alle 11 e alle 2 di mattina. Ecco, e la mattina ha sentito la radio con il fatto... Poteva essere mattina, poteva essere un po' più tardi, perché io non guardo l'orologio ogni volta. Del giorno 9. Poteva essere. I giorni non ricordo. La mattina dopo che ha sentito i cani. Sempre la mattina dopo. La ringrazio. Avvocato Santoni. Un chiarimento. Lei ha detto di aver sentito i cani. Vorrei sapere esattamente quando ha sentito i cani rispetto a quando ha visto la persona camminare nel viottolo, va bene, e quando ha avuto la notizia dalla radio, dal giornale che sia. Se lo può ubicare un po' esattamente. Sì. Cioè, lei la notizia dell'omicidio l'ha sentita quando? Lunedì, martedì, i cani hanno... Non ricordi i giorni. Però i cani hanno abbaiato in un giorno diverso. A lungo, molto cattivamente. Vi erano cani da guardia di strada. Lei non riesce a differenziare se i cani hanno abbaiato lo stesso giorno in cui ha visto questa persona? No, sono andato all'angolo della rete in direzione dove sono state trovate i francesi. Ma era lo stesso giorno che lei ha visto quella persona? Era la notte prima, la sera prima. La sera del delitto. Il problema è la sera del delitto, quando è? Sì. Lei non ricordo, ma è la sera del delitto. No, è la sera prima che ha sentito la notizia alla radio? Sì. Che lei ha sentito? Sì, la sera prima. Non dica la sera del giorno del delitto, perché ci potrebbero essere dei problemi. Io voglio sapere questo. Lei ha sentito... Signori, avanti, ma vi rendete conto di quale importanza abbia la circostanza dei cani, i quali possono abbaiare anche alla luna, oppure perché un riccio gli attraversa la strada? E noi è mezz'ora che stiamo parlando di questi cani. Avanti. Comunque, concludendo, lei ha sentito quei cani abbaiare in maniera sospetta il giorno prima della notizia della radio? Sì, sì. Grazie. Dunque, signori, ora basta. Signor Presidente, faccio una domanda io. Io sempre prendo un aereo anche per andare bene, in Francia. Presidente, sull'altezza. Sull'altezza. Dunque, scusi, caro Facciani, perché non viene qui? Prego, no. Dico, lei ha visto così uscire... Avvocato, scusi, non l'autorizzo a fare domande. Facciani, le dispiace venire qui se crede? Accompagnatelo qui sull'emiciclo. Signor Bevilacqua si vuole alzare perché se crede non è mica obbligato. No, ci credo. Si assomigliano pure, Presidente. Un po' effettivamente. Molto. Allora. Il testimone non deve essere ripreso, quindi attenzione. Allora, vediamoci un pochino. Un po' Facciani è più basso. Mettetevi davanti. No, non collochi Facciani, lei non parli, con l'imputato. Mettetevi a una certa distanza, allora, vediamo, visibilmente più vicini per cortesia, mi pare che sia più alto certamente, più alto di un palmo, sì. Il testimone è più alto di un palmo del Pietro Facciani, va bene. Come dice? Possiamo sentire anche noi cosa dice il Presidente? Quindi lei, no, mi stava dicendo una cosa il test, ecco, lo dica pure al microfono. Personalmente l'avvocato che non conosce anche il tuo nome, if tu potevi vedere la differenza 10 metri dell'altezza di lui e me, tu dicevi più o meno, come detto io.
più o meno. Se tu non fai vestiti, tu non sei uno che fa i vestiti, è roba da portare, non sapevo. Gliel'hanno fatto. Silenzio. Ha detto. L'indicazione mia era naturalmente più o meno. A un'altezza come me. D'accordo. Senta, piuttosto, signor Bevilacqua, signore Silenzio, una cosa. Lei parla di quel tipo che lei ha visto vestito di verde come uno che aveva, tra l'altro, una incipiente calvizie. Sì. Ecco, ci vuol dire... sembrava più una giacca. Prego. Più una giacca olive, tipo... Sì. No, ma a proposito di questa incipiente calvizie, cioè com'era lui, come me, per esempio? I capelli? Sì, oppure li aveva più folti? No, uguale, ma un po' più di capelli, forse. Aveva più qui di capelli. Forse un po' di più. Più di capelli. Ma naso un tutto dello stesso. Quindi lei, vedendo Facciani, si convince... Il naso è lo stesso. Ora, perché ha indicato anche l'attaccatura dei capelli. Più di capelli. Facciamoglielo dire al test invece di voler noi trovare differenze e somiglianze. Tanto per intendersi, allora lei ha Facciani qui davanti, ora lei deve essere rigoroso e obiettivo al massimo grado. Lei guardi, Facciani ha sempre avuto una capigliatura, non c'è. Per me sembra lui. Mi sembra lui. Non è calvo il... Scusi? Facciani non è che è affetto da calvizie, ha l'attaccatura un po' alta. Ora. Presidente, allora, io penso che lui non capisce. Io sono un po' sordo. Scusi. Ci sono delle fotografie ben precise. Il test dice di avere, ricorda le fotografie che ho prodotto io, che poteva assomigliare soltanto dal naso e basta. Perché le fotografie da allora che vedevano il signor Facciani pieno di capelli non glielo ricordavano, addirittura soltanto il naso gli ricordavano. Ecco. Vabbè. Ora si ricorda tutto. È scritto agli atti. Posso andare? Ci sono altre domande? Nessuna. Avvocato Colau. Scusi, sull'altezza, io voglio chiedere questo. Dunque, lei ha detto che ha osservato bene l'uomo che usciva dal ghiottolo. Sì. Bene. E si ricorda se si rallentò anche la velocità per osservarlo meglio? Della Scusi? Macchina? Se rallentò. La velocità io con la macchina? Sì. Io ho fermato con la macchina. Ah, si è fermato. Sì. Allora scusi. Perché pensavo che conoscevo uno di guardia. Ok. Diciamo, rispetto al piano dove era lei con la macchina, rispetto al bioccolo, il bioccolo era più basso o più alto? Era più basso, perché più la basso. Strada andava così. Ecco, quindi lei apprezzò l'altezza... Da queste due posizioni. Io non ho mica cercavo lui, sono un preciso. Grazie, questo il metro non ce l'aveva, questo l'ha già detto. Basta così, il test può andare. Grazie, buongiorno signor Bevilacqua, arrivederci. Presidente, 5 minuti, grazie. Va bene, abbiamo 10 minuti. 10 minuti, grazie. Allora, Bevilacqua, fascicolo 42, Guardone. Ecco, io questo Bevilacqua per la verità non l'ho catalogato bene. E allora, siccome voglio capire le cose, ho domandato a qualcuno che se ne intende come gli americani trattano i loro soldati. E mi è stato detto, Presidente, per carità, io non voglio... Grazie, non voglio insinuare nessun dubbio, perché qua le insinuazioni sono state fatte contro di noi, perché noi, dico noi, il difensore si immedesima sempre quando crede nella persona del suo difeso. E mi hanno detto che durante le battaglie in Vietnam, in Corea, ci furono fatti e misfatti e qualche volta capitava nelle sortite notturne o diurne delle pattuglie che si sparavano fra loro, gli stessi americani, eccetera. Qualche volta erano colpe leggere,
perché poteva accadere, qualche volta le colpe erano piuttosto gravi perché si potevano evitare. Ed allora è la mentalità americana. Cosa facevano? Quando c'erano questi casi e si riteneva di avere trovato il responsabile di questi fatti gravi, dove per esempio una persona aveva ucciso 10, 15, 20 commilitoni in battaglia per paura, per errore, oltre a delle sanzioni normali, li mandavano a custodire i cimiteri dei propri morti. Presidente, io non lo so se è vero, se non è vero, non conosco questo signore, però so che questo è e accade. Custode dei tuoi morti, dei tuoi compagni morti. Bevilacqua però è un testimone. Bevilacqua è un testimone credibile. Cosa ha visto Bevilacqua? Bevilacqua è quella persona, voi ricorderete, che abbiamo visto qui misurarsi con lui in altezza. Aveva le stesse caratteristiche somatiche, presso poco, del Pacciani. Se fossi stato un po' più cattivo, dicevo: ma lei che ci faceva là? Lei è stato visto, ha delle caratteristiche particolari, è sempre lì, va, viene, su, giù il cimitero, i morti non si muovono e quindi sta là, quindi lei va, scorazza, va in su e in giù, caratteristiche identiche sotto il profilo somatico, più alto, più grosso, forte, che con un cazzotto disse, mi pare, che non so cosa faceva, lui con le mani faceva tutto. Oh, non lo so, non mi interessa. Però è un uomo che è stato sollecitato a dire la sua verità. Qual è la sua verità? La sua verità è che secondo lui la persona aveva, pagina 17, che aveva visto lì, una incipiente calvizia e che aveva una vaga somiglianza con il personaggio che aveva visto in televisione. Pagina 17 di questo verbale. Era una persona più o meno robusta. Falpignano aveva girato a destra in direzione Chiesanova, percorse alcune centinaia di metri, questa è la contestazione che io faccio sulla base di quello che lui ha detto prima, che si mette sulla strada che percorrevo sempre da destra, ho visto una persona che veniva a piedi verso la mia direzione, poteva avere sui 50 anni, di corporatura robusta, con incipiente calvizie. E io insisto, sa che cos'è la calvizie, che è qualcosa diversa dalla canizie, cioè l'una e l'altra? Fa lui. Ecco, capelli pettinati all'indietro, di colorito abbronzato sul rosso, come di persona abituata a stare all'aria, che indossava un paio di pantaloni e una camicia, entrambi di colore verde forestale. Questo mi pare che è Collini. E questo signore parla di persona che poteva sembrare una guardia forestale, un dipendente ANAS. E lui dice sì. E poi parla di persona che aveva una certa somiglianza con la persona della foto. La sua prima dichiarazione è quella di persona che aveva un'incipiente calvizie, una persona che però lui avrebbe visto, signor Presidente, noi ricorderemo tutti, all'inizio di quella stradina che noi abbiamo fatto per scendere giù, che sono 600 metri, quei luoghi, distanti dal luogo in cui sarebbe avvenuto l'incidente, chiamiamolo incidente, cioè l'omicidio. Perché il signor Bevilacqua, il 14 luglio 92, così diceva alla sezione anticrimine di Firenze, diceva che questo signore poteva avere sui 50 anni,
corporatura robusta con incipiente calvizie, capelli pettinati all'indietro di colorito abbronzato, che indossava un paio di pantaloni ed una camicia, entrambi di color verde forestale. Quello che mi ha colpito di più è stato appunto l'abbigliamento che ho ricollegato ad una guardia forestale o a un dipendente ANAS. E io mi sono divertito, anche se non dormendo la notte, a vedere come riusciva l'accusa, ma non nella persona del pubblico ministero, a far quadrare questo dato di colore, la tuta forestale, il colore. Sapete cos'è venuto fuori? C'è agli atti. E a un certo punto il signor Facciani andava da un certo Pianigiani a comprare roba di guerra, roba eccetera, scarpe, mutande, calzini, pantaloni. Si disse i pantaloni, c'era un verbale, e io domandai all'ispettore Lampetta, ispettore Lampetta, mi dice cosa gli ha detto questo Pianigiani? Ma che ha comprato della roba. Che roba? Si voleva vestire comunque, il signor Facciani lo si voleva vestire di forestale. Non racconto balle, sono agli atti. Posso dire che la persona da me vista nel viottolo che ho precedentemente descritto aveva una certa somiglianza con la persona della foto. La fronte e il naso mi ricordano qualcosa, ero uguale alla sua fronte e al suo naso, ma dato il tempo trascorso e la repentinità con cui l'uomo si è girato non mi consente più di essere preciso. E alla fine questo signore, risalito in macchina, perché questo signore fu portato per più tempo, fa bene la polizia, ma certamente, signori, io non è che sto contestando alla polizia di non aver fatto il proprio lavoro, io sto dicendo stiamo attenti quando facciamo il nostro lavoro, stiamo fermi, non andiamo oltre certi limiti, stiamo attenti, cioè non dobbiamo prendere per forza di cose una impostazione. Può darsi che quando questa qualcosa non torna, fermiamoci. Altri, come ci dovevamo fermare quando c'è stata la presenza di un infarto nel 1978? Basta! Come si fa a dire che questo 78 infarto, 81 infarto, 81, 81, 82, 83, 84, 85... ben sei duplici delitti, con quelle modalità quest'uomo diventa una gazzella impazzita, forte. Quest'uomo con l'infarto nel 78, con l'infarto nell'82, ci si ferma, non è possibile. Ma no, si va avanti e si cammina e si gira, tant'è che si imbocca quest'ultima, dice Bevilacqua, svoltando a destra si percorrono alcune centinaia di metri, 600 metri, e sulla destra di detta via si notano delle abitazioni contraddistinte con il numero civici 20, 22 e 24. Il Bevilacqua è quello che è, un test assolutamente inattendibile sotto il profilo della identificabilità del personaggio, un test che riceve, come lui dice, un input dal cognato, il quale gli mostra, prima lui dice il messaggero, poi gli mostra la nazione, la fotografia del Pacciani, e viene a dire anche lui la sua. Io non so se dice la sua per un'ansia di purificazione, lui che è direttore e custode di cimiteri, non lo so. Un'ansia di riscatto, non lo so. Certo si è che questo un riconoscimento del tutto fallito sotto il profilo della prova.